Grazie Presidente. La Regione di essere qui stamattina, alle altre dirigenti presenti, agli insegnanti e agli studenti. È una mattina mi sembra importante. La scuola diventa protagonista, lo è stata in questi anni, anche nel rapporto tra la Regione e gli enti locali, tra la Regione e i comuni, ma diventa protagonista di un nuovo modo, credo, anche di fare scuola. Cambiano tante cose, sono cambiate tante cose in questi anni, penso da quando andavamo a scuola noi, eppure l'aula è sempre la stessa, c'è sempre una lavagna, c'è sempre la frontalità della lezione. Mi chiedo, e ci siamo chiesti, immagino che chi ha pensato in scuola, penso insomma anche al progetto in missione, ringrazio Alessandra Berri che è qui, ringrazio Tore Chelo che è stato il nostro RUP e tutti gli uffici della pubblica istituzione dei lavori pubblici, l'assessore Esposito, l'assessore Cacciotto e tutta la giunta comunale. Ma nel progettare le scuole ci si è chiesti senz'altro, ma che rapporto c'è tra l'architettura e quindi insomma il ripensare gli spazi e la didattica? C'è un rapporto, ci può essere un rapporto, è tutto così schematizzato, così come l'abbiamo visto noi, perché cambia il mondo, può cambiare anche la scuola, credo di sì. E che rapporto c'è col mondo digitale, con l'apprendimento di oggi, con gli spazi? Ecco, nel progetto, adesso vedremo alcune slide, ci sono qui i progettisti che ringrazio, vedremo come nella scuola del terzo millennio, che è davvero una scuola del terzo millennio, mi sono chiesto, ma tutti quei vetri, no, per esempio, e quindi questa immagine anche, come dire, di trasparenza, questi salotti che ho visto, cosa ci fanno in una scuola? Questo giardino che c'è in via Tarragona, no, che tra la scuola Grazia Deledda, così si chiama, è Maria Immacolata, quindi all'interno dell'unico comprensivo. Questo giardino che conosciamo può essere uno spazio didattico, si può fare scuola nei giardini, si può rivedere, ripensare il nostro modo di apprendere, credo anche nel rapporto tra gli insegnanti e gli studenti. E credo che in questa reciprocità, io non ho fatto l'insegnante, ma a me sembra che insomma a volte anche gli insegnanti possano imparare dagli studenti e viceversa, molte volte accade il contrario, ma c'è una comunità educante. Ecco, quindi nel progetto di scuola io vedo una città coinvolta, quindi non più un'aula come spazio della didattica, non più un'unica classe, non più un'unica scuola, ma una città che può essere una città educante. Me lo sono chiesto, no? Adesso noi stiamo facendo la raccolta differenziata, per esempio, cosa c'entra? Stiamo cercando insomma di innovare anche il nostro modo di rapportarci con la città e con i rifiuti. Ecco, chi educa nelle nostre famiglie? A volte sono proprio i ragazzi, sono proprio gli studenti. E a volte la scuola può servire anche per questo, no? Per entrare in rapporto con la città e con le modifiche che nella città avvengono. Ripensare gli spazi, ripensare il modo di rapportarci nella reciprocità tra gli studenti e gli insegnanti. Penso anche a diventare tutti cittadini attivi che col loro comportamento, con la loro testimonianza possono a volte anche insegnare. Allora, tutto questo mi sembra che faccia parte del progetto di scuola, non è soltanto edilizia scolastica, è anche edilizia scolastica, ma direi che è un modo nuovo di concepire l'istruzione. E quanto ne abbiamo bisogno? Quanto ne ha bisogno la Sardegna, quanto ne ha bisogno la città di Alghero.